Cipher TV, CrossFit Seregno. Andrea, giovedì, vediamo cosa dobbiamo fare. Riscaldamento, introduciamo con un 2 giri di 300 metri di row, 10 più 10, affondi per gamba. Se avete problemi al ginocchio lo fate in back l'affondo. 10, knee raiser street, sbarra, a piedi alla sbarra, cerchiamo di non entrare col keeping, ma solo avere un coinvolgimento esclusivo dell'addome e rettore della coscia. 10, good morning con l'elastico verde. 5, mad ball lift. Entrate con una mad ball, se avete una mad ball pesante, 20 kg, usate una mad ball. Dopodiché dovrete fare 3 atlas lift, ok? Con un atlas leggera, non l'atlas che poi utilizzeremo nel WOD. Finito, vi mettete a coppie, 3 giri di tire flipping. Occhio sulla tire flipping, dovete avere tecnica, non pensate che sia un deadlift, ma è un puntamento della ruota per poi appoggiarci e rovesciarla. Lo facciamo in due così incominciamo a scaldarci. Faremo 2 giri così, dopodiché introduciamo il WOD. Introduciamo, scusate, la forza. Passiamo da, incominciamo con bench press. È un ladder a discendere con le ripetizioni, quindi saliremo di carico. Prima di incominciare con la bench, scaldate bene. Chiusura scapolare, addome e chiappe strette, sempre. Cercate sempre di avere una corretta, un corretto range of motion. Cosa significa? Significa che la spalla deve rimanere attaccata alla panca, non si deve più muovere per tutta la distensione o l'accorcia, per tutta la distensione o l'accorciamento. È molto importante perché l'infortunio più grave avviene esattamente quando il moncone della spalla si sposta in avanti. Quindi, se volete un consiglio, pensate di avere una matita incastrata in mezzo alle scapole e dovete tenerla lì per tutto il tempo, ok? Non dovete farla muovere. Un altro consiglio che si usa tanto da dare è quello di non pensate di spingere via il bilanciere da voi, ma pensate di spingere voi stessi via dal bilanciere, quindi cercate di sprofondare nella panca, ok? WOD, ci mettiamo a team da 5 persone, sono 4 stazioni, ogni stazione è composta da 5 minuti, tutte le stazioni prevedono esercizi diversi, avremo 5 farmer carry, pesi liberi, scegliete voi, 5 atlas lift, 5 minuti di farmer carry, 5 minuti di atlas lift, 5 minuti di sledge push e 5 minuti di tire flip,